Successo per il progetto Comenius, portato avanti da ragazzi e docenti del liceo artistico Misticoni Bellisario di Pescara, con il coinvolgimento di altri paesi stranieri. Annunciati i vincitori delle sezioni di letteratura, teatro, televisione e radio dei 42esimi premi internazionali Flaiano. Buonasera, in apertura occupiamoci di ambiente. Domani, venerdì 10 luglio, nella conferenza regionale sulla pesca convocata dall'assessore Dino Pepe, si discuterà per l'ennesima volta delle richieste avanzate dai vongolari di entrare all'interno dell'area marina protetta del Cerrano per pescare vongole. Come noto, da anni si verificano continue violazioni del perimetro dell'area marina protetta Torre di Cerrano da parte di vongolare munite di turbosoffianti in spregio alle normative di tutela poste a garanzia di questa come delle altre aree marine protette italiane e con conseguenti danni ambientali. E per quanto riguarda invece i lavori, alla foce del Vomano rischiano di danneggiare seriamente il litorale di Pineto negli anni futuri. Sono state queste le parole del sindaco di Pineto Robert Verrocchio alla luce della recente sistemazione di massi a protezione del porto turistico di Roseto, creando così una sorta di lungo pennello a mare alla foce del Vomano sul lato Roseto. Significherà aumentare l'erosione per il nostro litorale, ha aggiunto il sindaco, ma significherà anche aumentare la forza dell'acqua sul lato Pineto in caso di alluvioni con relativo aumento di rifiuti spiaggiati. Cambiamo completamente argomento. Successo del progetto Comenius, portato avanti da docenti e ragazzi del liceo artistico Misticoni Bellisario di Pescara, un progetto in collaborazione con altri paesi stranieri. Vediamo. Fra le tante attività portate avanti dai ragazzi del liceo artistico Misticoni Bellisario di Pescara, c'è da registrare soprattutto il successo del progetto multinazionale denominato Comenius, un progetto di partenariato multilaterale che ha coinvolto una delegazione di circa 40 insegnanti e studenti provenienti da 5 paesi stranieri, Romania, Finlandia, Grecia, Polonia, Turchia, oltre che dall'Italia. Ad illustrarci il progetto è al microfono il professor Pompeo Nunziato. Questo si tratta di un progetto coordinato dalla nazione Romania ed è un progetto che riguarda la lettura dei testi, in particolare dei libri sotto forma cartacea, quindi un recupero della lettura sotto un profilo classico, tant'è che il progetto si chiama Il libro, il tuo migliore amico. È un progetto che prevede appunto la Romania, la Polonia, la Turchia, la Grecia e la Finlandia e l'Italia. Ci sono state delle mobilità in ogni paese, appunto per conoscere varie differenti culture. Il progetto è iniziato 2 anni fa con la prima mobilità in Romania e finisce quest'anno con l'ultima mobilità in Italia. Tutti i paesi si sono, con le loro delegazioni, spostati sistematicamente 3 volte l'anno in modo da poter conoscere le varie diverse culture. Un progetto quindi che ha mirato ad incoraggiare sempre di più la lettura nelle giovani generazioni. Chiaramente la conclusione è una vera e propria produzione cartacea di un testo che raccoglie documentazioni dei paesi stranieri e il paese italiano e soprattutto che racconta le storie tipiche dei luoghi e delle città che hanno partecipato al progetto e delle culture ovviamente a cui queste città appartengono. Quindi una sorta di scambio culturale, diciamo. È indubbiamente uno scambio culturale che ha un scopo ben preciso, quello di rafforzare il concetto di Europa o comunque di una koinè che anche se non è linguistica, sebbene la lingua utilizzata sia l'inglese, però che permetta a tutti i paesi partecipanti di capire come funziona un gruppo in qualche modo europeo, anche se ci sono nazioni che non sono direttamente inserite nella comunità. I docenti e gli studenti di intere classi e corsi del liceo artistico, coordinati dalla docente Anastasia Ciavattella, hanno lavorato con i partner stranieri, intenti e linguaggi espressivi che li hanno poi portati a realizzare numerosi progetti, tra i quali una raccolta di leggende della tradizione abruzzese, riscritte dagli studenti sotto la guida di docenti ed esperti.
Ed ora un comunicato stampa a firma del PD di Atri. Pochi giorni or sono è stato reso pubblico attraverso vari media il calendario delle manifestazioni estive. Non è nostra intenzione, né d'altronde è compito di un partito politico operare delle valutazioni di merito, anche se malgrado gli sforzi mediatici per presentarlo, esso si presenta abbastanza risicato nei contenuti. Manca, a nostro parere, cita il comunicato stampa, una direzione di marcia univoca che caratterizzi con un tema dominante l'intero calendario, fattore che avrebbe qualificato la stagione. Comprendiamo ovviamente le difficoltà economiche del momento, non tutte dovute alla sfavorevole congiuntura, ma frutto anche di una gestione amministrativa che lascia molto a desiderare e le cui mancanze abbiamo più volte denunciato. In questo quadro riteniamo sarebbe stato meglio operare, superando ogni tipo di incomprensione, per evitare l'assenza di due avvenimenti che hanno fatto oggettivamente la storia culturale atriana degli ultimi anni. Ci riferiamo, cita ancora il comunicato stampa del PD di Atri, ai due festival musicali Green Hills in Blues ed Ethno Rock, che dopo diverse stagioni costellate da indubitabili successi non allieteranno più le nostre serate estive. Festival che inoltre avevano il grosso merito di essere diretta emanazione di associazioni locali e che hanno sempre richiamato una grossa quantità di pubblico. Questo comunicato stampa è firmato da Gianni De Galitis, coordinatore del circolo PD di Atri. Pagina di cultura e spettacoli, riflettori puntati sulla 42esima edizione dei premi internazionali Flaiano. Sono stati annunciati questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Media Museum i vincitori delle sezioni di letteratura, teatro, televisione e radio. Per la letteratura riceveranno il Pegaso d'Oro Ole Meyer per la traduzione in danese della Divina Commedia nel 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri e Giorgio Patrizi per il saggio Gadda. Per il teatro un riconoscimento andrà alla carriera d'Anna Mazzamauro, a Marina Massironi, interprete femminile della scuola, Lino Guanciale, quale attore rivelazione dello spettacolo italiano, e Alessandro Frola, giovanissimo protagonista del musical Billy Elliot. Per la televisione saranno premiati Tommaso Cerno per il programma D-Day, i giorni decisivi, e poi Luca Barbareschi e Lunetta Savino per Pietro Mennea, la freccia del sud. E poi per la radio il Pegaso d'Oro andrà ad Enrico Ruggeri per il programma Il Falco e il Gabbiano su Radio 24. E infine ci sarà anche un premio Flaiano a Gianni Letta per il contributo dato alla promozione culturale in Italia e nel suo Abruzzo. I premi saranno consegnati domenica al Teatro D'Annunzio di Pescara in una serata che sarà condotta da Antonella Salvucci e Lucio Valentini. Dal cinema alla musica, presentata questa mattina, giovedì 9 luglio, la 17esima stagione dei concerti di musica antica, hanno illustrato il ricco programma musicale il vice sindaco di Silvi, l'assessore Maria Grazia Marinelli, il capogruppo consigliare PD Fioravante Costantini e il presidente dell'associazione Ensemble 900 Pierluigi Mencatini. I concerti avranno inizio con una tappa a Paglieta il 10 luglio e proseguiranno in maniera itinerante per tutto l'Abruzzo fino al 18 settembre a Chieti. Con questa notizia ci salutiamo, grazie per averci seguito, ora gli altri programmi della rete. Buona serata.